tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi e mostrarvi in azione un prodottino che mi sta veramente piacendo tanto. Non è una nuova uscita, o perlomeno sì, è una nuova uscita, ma non proprio imminente, è uscito qualche mese fa. Infatti, ho avuto l'occasione di provare la famosa CC Cream di IT Cosmetics col Black Friday. Avevo acquistato questo prodotto appunto con uno sconticione sul sito di Douglas al 30%. E devo dire che è un prodotto sicuramente che mi ha veramente subito catturato l'attenzione e fatto gola, perché oltre ad essere un cosmetico c'è anche del trattamento. Quindi non solo andiamo comunque ad abbellire la nostra pelle, quindi anche ad uniformarla e via dicendo, ma all'interno è ricco di acido ialuronico e tantissimo altro. Prima di passare all'applicazione voglio appunto leggervi le sue caratteristiche, brevemente, almeno così capite perché mi sono innamorata di questo prodotto. Comunque, viene descritto come: chiude tutto il necessario per una correzione cromatica ad alta copertura, un'azione anti-età ed un filtro fisico SPF 40. Infatti, questa è una di quelle cose che, cioè, 40 è veramente tantissimo. Il tutto con un finish matte, ultra naturale e duraturo, ed un aspetto dei pori minimizzati. La formula perfeziona l'incarnato coprendone istantaneamente le imperfezioni. Aiuta a ridurre l'effetto lucido e controllare l'olio fino a 12 ore. Arricchita con carbone per purificare, argilla collaidale per assorbire l'olio, combatte le imperfezioni e con l'aggiunta di un avanzato siero anti-età, composto da collagene idrollizzato, peptidi, niacina, acido ialuronico, vitamine e antiossidanti. Non potrei più farne a meno. Allora, devo dire che questo prodotto, appunto, da come vedete, sembra magico. È presente non solo nella versione matte, quindi pensata per una pelle mista, grassa come la mia, che tende specialmente a lucidare nella zona T, ma è presente anche nella versione classica con il pack grigio, che è quella, diciamo, la più vista forse, e poi è presente anche col pack rosa, che sarebbe la versione illuminante. Devo dire che mi incuriosiva tanto anche la versione classica, però essendo che ho questa tipologia di pelle, ho preferito andare su una cosa un po' più sicura, quindi che mi andasse a controllare appunto l'eccesso di sebo. Quindi questo prodotto adesso lo andremo a provare, per me non sarà la prima volta perché è un prodotto che sto utilizzando veramente tanto, specialmente in questo ultimo periodo, come vedete è bene schiacciato, perché essendo che ha una protezione così alta al suo interno, posso semplicemente metterla come crema colorata e anche per andare a passeggiare. Per esempio, ieri sono uscita per la prima volta a passeggiare dopo 2 mesi ed ho messo semplicemente un velo di questa qui che mi faceva sia da correzione colore e che dà protezione, quindi ottimo. Ho riscontrato che il miglior metodo di utilizzo è con le mani. Allora, io non sono solita applicare di solito i prodotti con le mani, uso sempre una blender o un pennello, però devo dire che ha una consistenza veramente molto molto densa. Vi faccio vedere comunque l'applicatore e la consistenza del prodotto, spero di riuscire a farvela vedere bene. Come potete notare, vedete? Rimane là attaccata al dito, non viene proprio giù, quindi è veramente una consistenza molto corposa. Solo con l'utilizzo del pennello o della blender noto che il prodotto non mi dà la giusta coprenza e non penetra neanche bene nella pelle. Si nota troppo, insomma. Quindi, appunto, ho riscontrato che la migliore applicazione è quella di andarla a stendere prima con le mani, come vi farò vedere, e poi andare a tamponare con una spugnetta bagnata per far penetrare al meglio il prodotto. L'ho provata veramente in tutti i modi, quindi parto dal centro del viso e me la stendo come se fosse una semplice crema. Vedete? Ci sono comunque diverse colorazioni in gamma, quindi non è difficile trovare la propria. Io ho la colorazione light, come potete vedere. Una volta steso grossolanamente, lo picchietto con la mia blender, appunto per andare a togliere eventuali striature, far amalgamare tutto il prodotto bene alla pelle e togliere anche l'eccesso. Vedete? In tempo 2 secondi, quindi veramente è pratica, molto pratica da stendere. E in tempo 2 secondi avete comunque la base fatta.
Ma avete visto, appunto, ha comunque uniformato bene l'incarnato, si vede ancora meglio così, e quindi diciamo che a tutti gli effetti non la descriverei come una CC cream, ma comunque un buon fondotinta, come vedete, cioè non ha nulla da invidiare al fondotinta. Come vedete, appunto, ha comunque anche minimizzato l'aspetto dei pori, come vi ho già detto, e la coprenza è, direi, una media, una coprenza media. Come vedete, comunque ha dato un bel effetto levigato alla pelle, ma naturale. Nonostante la versione matte, se comunque avete una buona idratazione sotto, vedete che rimane anche leggermente luminosa. Infatti, io andrò sicuramente a fissarla con una cipria. Io adesso vado a completare la base e quindi poi vi dirò come si comporteranno anche tutti i successivi prodotti. Vi dirò le conclusioni, appunto, cosa ne penso di questo prodotto. Quindi ci vediamo tra un attimo. Allora, questo ragazze è l'effetto appunto della CC cream una volta che ho completato la base, quindi lo sono andata a incipriare benissimo e ho fatto un po' di contouring. Dico l'ho incipriata benissimo perché comunque è un prodotto che nonostante la dicitura in matte su di me tende a lucidare. Questa è una forse l'unica pecca di questo prodotto, nel senso che io non ho acquistato la versione classica perché volevo andare sul sicuro appunto di non andare a lucidare la zona T tempo record e ho voluto appunto prendere la versione matte, ma ho riscontrato che nonostante io abbia una pelle mista grassa e quindi non totalmente grassa, che quindi delle volte è più secca, delle volte è un po' più grassina, dipende, però comunque diciamo che ci sono pelli sicuramente molto più grasse delle mie e nonostante ciò su di me questo prodotto tende a lucidare, cioè messo senza cipria è inaccettabile, il prodotto si sposta, il prodotto finisce tutto nelle rughette, io che porto gli occhiali mi fa una cosa oscena qua, proprio bruttissima, si attacca tutto agli occhiali, poi anche al tatto si trasferisce, cioè non è un prodotto che ha la capacità di autosettarsi senza cipria, messo con la cipria come vedete dà un bellissimo effetto, cioè l'effetto era bello anche senza cipria, però comunque, se poi non ho la durata, devo necessariamente appunto fissarlo con abbondante cipria. Dico con abbondante cipria perché io ho utilizzato la spugnetta, cioè sono andata a tamponarlo con una spugnetta nella zona T. Perché se semplicemente andate a spolverarci la cipria con un pennello, anche così mi lucida. Quindi devo dire che mi ha lasciato veramente molto molto perplessa e delusa sotto questo punto di vista. Sicuramente a suo favore c'è la protezione 40 e tutti i suoi ingredienti, appunto acido ialuronico, tutto quello che vi ho elencato all'inizio, perché comunque vedo veramente che la pelle è più bella una volta che applichiamo questo prodotto. Non so appunto l'aspetto curativo, perché comunque non lo tendo ad applicare tutti i giorni, cioè comunque alterno altri prodotti. Però devo dire che sicuramente mi piace il fatto che è una CC cream che all'interno mi va anche a dare idratazione, quindi mi funge anche da siero, da crema, da tutto. Questo prodotto qui è un aspetto da non sottovalutare, cioè a me mi piace tanto per questo. Mi piace tanto perché appunto ha questo filtro solare così alto, quindi anche per chi semplicemente tipo ieri sono uscita per la prima volta per una camminata e ho semplicemente messo un po' di questa qui con un velo di cipria, senza appunto andare a truccarmi e via dicendo, però così la mia pelle era leggermente colorata ed era anche protetta, ed è la cosa appunto che penso che chi compra questo prodotto è anche a cui è interessato e fa caso appunto. Quindi questo prodotto si è fissato con una buona cipria, va a durare veramente tutto il giorno, quindi quelle 7-8 ore, perché poi 10 ore, ecco, non tendo mai a tenere il fondotinta tanto tempo, specialmente ora che appunto non sto lavorando, quindi non l'ho potuto mettere a dura prova, ecco. Però appunto, come vi dicevo, ieri sono andata a camminarci e nonostante appunto ci avevo camminato, ero sotto al sole, ci ho sudato perché dopo 2 mesi che stavo ferma a casa, veramente è stato un trauma, cioè è stata una sensazione veramente strana e ho fatto la camminata in maniera piacevole. Nel momento in cui sono tornata a casa mi sentivo stanchissima, cioè le gambe non erano più abituate a camminare veramente, quindi devo dire che ha retto anche al sole perché poi ci sono andata a cucinare. E quindi vapore, non l'ho subito struccata e devo dire che ha retto bene. Fuori comunque li vedo minimizzati, mi sto guardando nello specchio, quindi sì, questa cosa qui la mantiene. Vi ho detto, l'unica cosa è che chi compra questo prodotto si aspetta appunto di un prodotto che va a tenere a bada il sebo, ma no, 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 no. Quindi mi dispiace che hanno peccato su questo punto, quello più importante, perché vi dicevo, chi come me non ha comprato la versione classica, ha comprato questa qui, era per questo aspetto qua, perché sennò a questo punto avrei comprato la versione classica che mi sembrava ancora migliore a questa, protezione 50, mi sembrava più completa, ecco, mi piaceva di più, anche solo dalla descrizione.
Quindi non lo so, non so sinceramente se una volta terminato mi prende per la testa di comprare la versione classica, non lo so, magari anche migliore perché questa qui, come avete visto, è veramente densa. Quindi comunque se non fate attenzione rischiate di ritrovare il prodotto qua negli angoli, di avere striature, magari la versione classica è anche un po' più fluida. Non lo so perché non l'ho provata, però magari differisce dall'altra. Questo non ve lo so dire, so solo che appunto non è mattificante assolutamente. Sicuramente appunto fissarla con una buonissima cipria, assolutamente. Per il resto, appunto, è un prodotto che mi piace, che mi sta tornando utile in questo periodo, appunto, che non so cosa mettere, e perché appunto non ho creme da mettere sul viso con protezione solare alta, e quindi perfetto, mi va benissimo per questo periodo. Spero appunto che questo prodotto vi sia piaciuto, e devo dire che comunque appunto non è un prodotto proprio low cost, perché stiamo parlando di 39-40 euro di prodotto, ma preso il 30% diciamo che si inizia un po' un attimo a ragionare. Quindi se volete acquistarlo valutate voi, cioè capite che tra questa, la versione classica e anche la versione illuminante, a sto punto non è che cambia tantissimo, visto che non fa l'effetto che promette. Io ragazzi e ragazze vi mando un bacione, spero che questo video vi sia piaciuto. Questo prodotto appunto non è un prodotto che tutti ci aspettavamo magari, però comunque non è neanche un prodotto da buttare via perché è comunque un prodotto valido. Magari per chi tende comunque a non rinunciare al fondotinta, ve lo consiglio di utilizzarlo in piccole dosi sotto il fondotinta, quindi vi create una base, diciamo, una sorta di primer. Rimane molto colloso se non andate a fissare appunto con la cipria, quindi magari così si può anche fare. Non l'ho mai provato perché non tendo mai a fare una base molto molto pesante, però si può provare anche in questo modo, quindi perché no? Grazie come sempre a tutte le persone che mi seguono, che appunto guardano i miei video, vi mando un bacione. Per tutte quelle nuove, invece, se vi va, vi ricordo di iscrivervi, è semplicissimo, basta cliccare sotto. Vi mando un bacione e ci vediamo in un prossimo video.